è un po' contemporanea, ma senti, una squadra operaia che ha saputo soffrire, no? Anche nei momenti in cui magari non è stata brillantissima, che poi alla fine ha colpito, no? Nel momento in cui poteva farlo, no? Sei soddisfatto? Sono a 4-0 fuori casa, non esserlo. È il tipo di gara che è così, e noi abbiamo messo qualche minuto per capirla, vieni per fare un'altra e poi devi adattarti a seconde palle lanciate dietro la linea difensiva, rimbalzi irregolari, è un tipo di gara. Noi siamo stati bravi ad adattarci alla partita di oggi. Poi nel secondo tempo con i ragazzi, con i cambi dei ragazzi, abbiamo allargato il punteggio. Senti, avevi chiesto umiltà, mi sembra che la squadra l'abbia interpretata in questo modo la partita, perché si è messa proprio nel netto, è andata a badare, insomma, a essere quello che avevi chiesto, almeno io l'ho vista così. Quello che chiede questo tipo di gara, questo campo, chiede questo, chiede: se vieni qua e vuoi giocare tacco e punta, probabilmente ne prendevi tre. Non è, queste sono partite dove devi esserci dal punto di vista temperamentale. La nostra squadra ha queste doti, a volte anche devo cercare di placare un po', perché siamo molto veramente al limite. Questa è sicuramente una grande, la cosa che mi fa comunque felice è che in questo momento stiamo facendo dei risultati, facendo dei punti, ma questa squadra ha dei margini di miglioramento enormi e questo mi rende molto ottimista. L'ultima cosa che ti chiedo, tu approdo e parla, com'è stato fino a questo momento? Tu sei venuto via dalla Reggiana. Quindi... Mister, ti faccio io una domanda. Senti, è vero che siamo praticamente all'inizio del campionato, però insomma 3-3, giochiamo scongiuri, però era importante partire così, insomma, avete dato un bel segnale, no? Guarda, avete degli esempi già qui a Padova, no? Abbiamo già parlato di queste cose qua. Due anni fa con Sullo ci sono state 22 punti su 24 disponibili, no? E poi arrivi magari quinto o sesto. L'anno scorso fai un punto nelle prime due partite e poi ne fai 80. Quindi bene, e partire bene sicuramente è positivo, ma ci mancherebbe anche altro. Però dobbiamo essere lungimiranti, cioè dobbiamo andare a migliorare le nostre cose, dobbiamo vedere in là, non fermarci qui, perché sarebbe come si dice, vano, ecco. Senti, ciao innanzitutto, scusami ma io mi collego sempre, ho problemi di collegamento anche se sono qui allo stadio. No, volevo dirti, sono contento anche perché ho visto finalmente fare gol da fuori area. Cioè, come chiedevo ieri, perché il gol di Kirwan è molto bello e ha risolto in quel momento. Però volevo chiederti le difficoltà, non so, io se ne hai già parlato con i colleghi, le difficoltà del primo tempo, Massimo, secondo te da che cosa sono derivate? Non si può pensare adesso che noi arriviamo in qualsiasi campo, mettiamo palla a terra e veniamo fuori con le triangolazioni. Cioè, le difficoltà sono le difficoltà tipiche di questa categoria, di partite come questa, dove devi essere bravo in quei momenti lì ad adattarti al tipo di gara e poi andare a sfruttare le tue capacità. Non sono queste le partite dove devi venire fuori di fioretto, ecco, questo è sicuro. Quindi ci saranno sempre, Stefano, nei vari momenti di partita, a volte ce l'hai all'inizio, a volte ce l'hai nel secondo tempo, a volte parti bene, cioè, ci saranno sempre dei momenti in cui esiste un avversario che ha, se c'è ancora Stefano, ecco, sei passato di qua, che ha delle qualità, delle capacità, ci sono dei momenti di partita, la cosa importante è che noi in quei momenti di partita lì siamo stati squadra, secondo me ci siamo aiutati, siamo stati compatti, abbiamo capito il tipo di gara che andava fatta e l'abbiamo portata fuori. Ecco, e l'altra cosa che ti chiedo, poi io sono a posto, però ancora una volta ti rivedi stratega, eccellente sul fatto dei cambi, perché butti dentro Nicastro, lo metti anche in una posizione diversa rispetto a quando giocava centravanti e questo ti inventa anche due gol, tra l'altro da attaccante puro. Questo vuol dire anche per un allenatore essere anche, come dire, soddisfatto, motivato ancora di più a cercare nei propri giocatori il massimo.
No, io, a me piace che sono un attore fortunato, mi piace. Bravo poco, fortunato perché ho dei giocatori bravi. Sono dei giocatori bravi che entrano in campo con la testa giusta e non è cosa da poco, e che hanno in testa solo l'obiettivo per il Padova, lo dimostrano ogni giorno che io li alleno, e quindi non sono solo orgoglioso di loro e felice, non sicuramente bravo, non bravo stratega, ecco, non mi vedo, sono fortunato da dei giocatori bravi e che entrano con la testa giusta. Poi abbiamo degli attaccanti che hanno bisogno solo di trovare la rete, e io li vedo, sono tutti, adesso rientrerà anche Santini, che è un altro giocatore che a me piace tantissimo, al quale faccio già fin da ora i complimenti, perché vi posso garantire che in tutto questo periodo si è adoperato anche negli allenamenti in ruoli non suoi per cercare di comunque di dare una mano, di essere, e non è facile, non è una cosa che capita tutti i giorni, pur di permetterci di allenarci bene, pur di essere comunque presente, sapendo di non far parte della gara. Ecco perché ti dico che sono fortunato ad avere degli uomini così, dei giocatori così. Poi ci sono dei momenti in cui i cambi andranno, dei momenti in cui, delle volte in cui non andranno. Allora io ti dico, quando non andranno accetto di essere un cattivo stratega, quando vanno rischio che tu mi dica che sono un allenatore fortunato perché ho dei bravi giocatori. Preferito.